Rieccomi, prima di mettere il telefonino sotto carica che mi servirà più tardi, prima di andarmi a fare una bella doccia, completiamo il ciclo sul calcio internazionale per questa settimana. Oddio, ci sarebbe il sorteggio di Champions domani, quindi si parlerà ancora di calcio internazionale, ci sono i sorteggi delle coppe europee, c'è la Formula 1 che rientra, sarà una settimana, ragazzi, in più devo andare a lavorare sabato e domenica, porca puttana. Intensissima per quel che mi riguarda, una settimana intensissima per quel che mi riguarda, soprattutto nel weekend. Completiamo con la Bundes, con un accenno, piccolo accenno alla Ligue 1. Niente, due squadre a forza 7, due squadre completamente padrone, due squadre veramente che hanno già vinto il campionato senza tema di assoluta smentita, di nulla da fare, veramente, non c'è un cazzo da fare. Squadre troppo forti per la concorrenza, veramente troppo forti. Veramente troppo forti. Il Bayern ne fa 7 al Bochum. Non vale manco più la pena di parlarne del Bayern. E la stessa cosa fa il Paris Saint-Germain, addirittura con Lille, in trasferta, con Lille. Cioè, in trasferta, cioè, ragà. Niente, questo per dirvi, da un lato la forza, lo stradominio tecnico di una squadra, il Bayern, che oramai non si vede chi possa interromperlo, non si vede neanche all'orizzonte chi possa interrompere questo dominio. E poi in Francia, al di qua del Reno, diciamo, questi hanno anche azzeccato l'allenatore stavolta, a differenza degli scorsi 10 anni. Questi hanno azzeccato l'allenatore quest'anno. Vedrete, questi faranno benissimo, veramente. Questi faranno benissimo. Io quest'anno davvero, prima del sorteggio Champions, già vedo tre semifinaliste io. Le due squadre dei sceicchi, il Bayern di Monaco. E l'altra per me è una delle due spagnole. Poi naturalmente, sorteggio permettendo, perché se poi il sorteggio me le mette di fronte all'altra, una nei quarti di finale, è pacifico che non ci azzecchi, però a occhio sono queste qua. Della Ligue 1 francamente c'è poco da dire, perché se parlassi della Ligue 1 passereste più il tempo del video a dire: ma chi cazzo è sto giocatore? Ma chi cazzo non è? Che uno, d'accordo che uno guarda YouTube per scoprire nuove cose, ma io penso che ci sia un limite di tolleranza a tutto, che onestamente varrebbe più la pena seguire la Superliga portoghese. Ah, occhio al Benfica quest'anno, eh. Come dissi, occhio all'Ajax 4 anni fa, attenzione. Invece di Bundes, di cosa possiamo parlare? Del Borussia, che se questi già vanno a forza 7, il Borussia al 90esimo è su 2-0, poi mi perde 3-2 col Werder Bremen, una neopromossa. Cioè, voi capite di cosa stiamo parlando? Vogliamo parlare dell'Lipsia che perde in casa dell'Union Berlino? Di cosa dobbiamo parlare? Di due campionati già belli che scritti. Onestamente non so manco se vale la pena continuare a fare i video sulla Bundesliga o sulla Ligue 1, perché onestamente quasi quasi converrebbe più concentrarmi sulla Serie B, di più sulla Serie B, sulla Serie C, che non su questi due campionati che francamente la Ligue 1 interessante quest'anno è che ha quattro retrocessioni, e questo innalza la competitività di un campionato, seppur ci sia una squadra 8 categorie superiore alle altre. In Bundes mantengono sempre sto cazzo di formato delle due retrocessioni più spareggio. Veramente un marasma sto campionato. Ah, di cosa devo parlare? Del mio fiasco col Bayer Leverkusen, che ha perso 3-0 in casa con l'Hoffenheim. Di cosa possiamo parlare? Raga, vi potete anche perculare su questa storia, perché YouTube è fatto anche per perculare ed essere perculati. Ci mancherebbe, addirittura io pronostico, l'unica che potrebbe dar fastidio è Leverkusen, mai l'avessi detto. Tre partite, tre legnate, una peggio dell'altra, Leverkusen, cioè, ragazzi. Se la sconfitta a Dortmund ci può stare, le ultime due veramente con Augsburg e Hoffenheim, veramente non
non è né in cielo né in terra, raga. Chi sta andando bene è il Mönchengladbach, il Borussia di Mönchengladbach. Mi sa che ha fatto 7 punti. Non so se le ha vinte tutte e tre oppure ha fatto 2 vittorie e un pareggio. No, mi sa che ha fatto 2 vittorie e un pareggio perché ha pareggiato. Sì, ha pareggiato in casa dello Schalke 2-2. Peraltro al 90esimo hanno vinto 1-0, rigore di Alassane Plea, che poi ne ha fallito un altro. Potrebbe riconquistare posizioni europee. L'Eintracht oramai in caduta libera, 3 partite, 2 punti, ha pareggiato anche col Colonia. Cos'altro dobbiamo dire della Bundesliga? Che è il solito campionato, con una super corazzata invincibile. È come mettere. È come mettere, che so, la corazzata Bismarck di fronte ai barchini. Di fronte ai barchini con i quali sbarcano a Lampedusa. È come. Cioè. Non lo so, è come la Bismarck o la Zattera dove, di Titanic, cioè, dove lui muore e lei, vabbè. Io davvero non. Perché ti vedi questa super squadra, poi vabbè, il Borussia, ma è tutti gli anni così. E poi ti vedi questo Mainz, questo Union Berlino, che al massimo ti centrano l'appiazzamento in Europa League. E squadre ogni anno, quelle che dovrebbero essere inseguitrici del Bayern, che deludono. Cioè, già onestamente il Borussia è poca cosa quest'anno, il Borussia Dortmund è poca cosa quest'anno. Io per il sorteggio di Champions veramente temo più il Benfica che il Borussia Dortmund. Proprio. Detto neanche tanto fuori dalle righe, cioè c'è il Bayern, c'è il Borussia, c'è, sono 5 squadre tedesche che stanno in Champions. L'Eintracht addirittura, cioè, a Torino c'è Juve, Inter e Milan è testa di serie, non puoi incontrarla perché l'Eintracht è testa di serie, avendo vinto l'Europa League. Cioè Juve, Inter e Napoli stanno facendo gli scongiuri per capitare nel gruppo dell'Eintracht di Francoforte. E comunque le altre tedesche sono veramente poca cosa. Cioè, almeno fino adesso mi aspetto decisamente di più dal Leverkusen, che ha le potenzialità per giocare bene, ha un buon allenatore, ma Dortmund onestamente non può circolare il Dortmund, così come non può circolare l'Eintracht di Francoforte. Non ricordo la quinta squadra. Il Lipsia ha buoni giocatori, ma onestamente se ogni anno mi parte da schifo in quel modo, veramente può far poco. L'Ipsia è una squadra che può ambire agli ottavi, ma onestamente le altre tre. Oh, oddio, poi ogni anno nel sorteggio Champions capita sempre il girone di ferro e il girone di merda. Può capitare con questo modo di fare le teste di serie, non lo so. Oddio, è giusto perché serve anche per non snobbare l'Europa League, però dai, onestamente. Sono convinto che le squadre di seconda e terza fascia faranno a gara per finire nel girone dell'Eintracht di Francoforte. Faranno a gara, veramente, perché è davvero poca cosa questa squadra. Quindi, cioè, come deve fare il Bayern a non fare 7 gol a partita? Eppure il Bochum ha iniziato bene, cioè, se ne dà 7 alle squadre in forma, con le altre cosa farà? Niente. Vabbè. Non ho altro da dire. Probabilmente presto smetterò di parlare di questi due campionati perché sarebbe molto meglio parlare della Serie C a questo punto. Iscrivetevi al canale, ciao.